Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Siamo qui oggi con un nuovissimo video per andare a fare un altro unboxing, stavolta di Beauty Bay. Se avete visto il video di settimana scorsa, saprete benissimo che c'è stato a un certo punto del video un piccolo incidente con lo sfondo, perché appunto mi aveva suonato il corriere per portarmi questo bellissimo pacco. Non so che cosa c'è in questo pacco, semplicemente per il fatto che io ho fatto due ordini su Beauty Bay a distanza tipo di 5 minuti l'uno dall'altro e vi starete domandando: non potevi farne uno unico? No, sarebbe stato troppo facile. Sono andata su Beauty Bay per prendere un prodottino, l'avevo trovato appunto in sconto, allora avevo deciso di prenderlo subito. Non mi è venuta l'idea, no, magari di guardare tutta la mia wishlist per vedere se c'erano altre cose in sconto. No, mi è venuto in mente di farlo dopo aver inviato l'ordine e appunto avevo trovato un'altra cosa che era tipo in super saldo. Quindi per questo ho fatto due ordini. Quindi per questo che dico che qua non so che cosa ci sia dentro. Penso che sia la seconda cosa, date le dimensioni del pacco. Mi sono munita di forbicina, perché altrimenti lo scotch non riesco ad aprirlo. Vedo già qualcosina e come sospettavo è la seconda cosa che appunto avevo comprato. Non so se magari hanno tipo unito l'ordine e c'è anche la prima. Non credo, intanto wow. Raga, dal vivo è ancora più bello che in foto. E sto parlando del Mini Velour Liquid Lipstick Grain Vault di appunto Jeffree Star. Andiamo ad aprirlo, Money Honey. Madonna, raga, che belli. Ci sono tutti, o comunque gran parte, dei rossetti verdi di Jeffree Star in mini size. Sono, a dir poco, bellissimi. Questo è stranissimo, sembra quasi bianco, che questo magari non so quanto possa essere nelle mie corde. Anche questo verde tipo metallizzato, non lo so, magari per dei look un po' più particolari, ma tutti gli altri li vedo, cioè me li vedo proprio benissimo nel quotidiano. Ecco qui gli swatches di tutti i rossetti. Come potete vedere si devono ancora del tutto asciugare, perché questi sono rossetti che diventano totalmente matte a effetto velluto, come appunto dice anche il loro nome. Partiamo dall'alto con Bankroll, che è questo verde, direi smeraldo, molto molto metallizzato. Purtroppo dal video non rende molto, ma ha un sacco di micro glitterini dorati. Proseguiamo con Dead Presidents, che è questo verde molto 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 freddo. In realtà tutti quanti sono su base molto fredda. Questo però, a differenza degli altri, ho notato che è un po' più acquosetto, quindi per avere un colore bello pieno bisogna fare più passate. È comunque un colore che mi vedo ad utilizzare nel quotidiano, è molto particolare, secondo me è molto bello. Proseguiamo con High Society, che è questo verde menta chiarissimo, che è quasi bianco. Questo sinceramente di tutto il bundle è l'unico che non rientra molto nella mia cosa comfort zone per quanto riguarda le labbra. Non so se lo sapete, ma i rossetti di Jeffree Star si possono utilizzare anche sugli occhi, quindi questo lo vedo molto di più come eyeliner o come cat crease. Proseguiamo con Dirty Money, ossia questo verde su base decisamente grigia. Abbiamo poi Special Order, che è questo ocra scuro molto freddino. Proseguiamo con Deep Pockets, un marroncino freddo. Crocodile Tears, questo verde scurissimo, veramente stupendo, non vedo l'ora di provarlo sulle labbra. E come ultimo abbiamo Karma, ossia questo marrone super freddo con un sottotono verdognolo. E rieccomi con un nuovo outfit, nuovo make up, perché è un altro giorno e mi è arrivata la seconda parte dell'haul di Beauty Bay. Stavo aspettando che mi arrivasse anche questo per farvi vedere il tutto in un unico video. Ecco qua il pacchettino, sto tentando di farvi vedere qua sopra e qua dietro perché ci sono tutti i miei dati. Direi di andarlo ad aprire subito. E voilà! Mi piacciono sempre un sacco i pacchetti di Beauty Bay. Unbox me. Qui come al solito c'è la carta. Ta-da! Suva Beauty. Mi sono finalmente decisa a comprare anche la nuova palettina di Suva, quella sempre UV ma con i colori primari, quella in versione UV neon. Mi era piaciuta molto e quindi ho voluto provare anche questa qui, soprattutto perché ha l'eyeliner bianco, che mi interessa molto visto che ci sono un sacco di make up che mi piacciono che però hanno questo eyeliner bianco, non riesco mai a ricrearlo. Ce n'avevo uno in penna, ma la pietà. Eccola qui, come pack è proprio uguale all'altra, ovviamente questa è rossa, l'altra era azzurra. Ecco qui, cerco di
pennelli che cascano. Cerco di non farvi vedere lo specchio per non accecarvi. Comunque qua sotto c'è anche lo specchio. Colori visti così mi sembrano molto belli. Poi ovviamente vi farò una clip in cui li andiamo a provare. Tra l'altro, visto che con questa palette, visto che sono colori primari, si possono creare tutti i colori. E riuscivano tipo a creare anche i colori pelle e far tipo dei fondotinta. Ovviamente la texture non è da fondotinta, chiaramente. Però è figa la cosa che comunque si possono creare tutti quanti i colori. Qui che mi era cascato c'è anche il pennellino. Sinceramente mi piacciono questi pennellini perché sono super sottili, sono abbastanza precisi. Ho provato appunto quella dell'altra palettina e mi ci sono trovata bene. Di solito quando devo applicare l'eyeliner liquido utilizzo quello tipo questi, però hanno questa parte un po' piegata per appunto facilitare l'applicazione. Però anche con questo devo dire che niente male. L'unica cosa, bisogna stare un pochino attenti a questa tipologia di eyeliner, a dosare la giusta quantità di acqua o quello che volete metterci. Io di solito utilizzo un setting spray. Comunque bisogna stare attenti appunto a non metterne né troppa né troppo poca, perché vabbè, troppo poca se ne può aggiungere. Se ne metto troppa diventa troppo liquido l'eyeliner. Quella è l'unica accortezza che bisogna avere. Per il resto sono veramente comodissime secondo me. Video di oggi direi che è tutto. Fatemi sapere con un commentino qua sotto qual è la shade che vi piace di più e quale quella che non mettereste assolutamente mai. Lasciatemi un bel like se il video vi è piaciuto e ricordatevi di controllare giù nell'info box, che vi lascio il link per andare a seguirmi sul mio TikTok, il link per seguirmi sul mio Instagram di makeup e il link per seguirmi sul mio Instagram principale, che come al solito, se vi piacciono i miei contenuti, lì mi troverete attiva praticamente tutta la settimana. Io vi mando un mega bacione e noi ci vediamo settimana prossima con un nuovissimo video. Ciao!